50 centimetri di calzone. Ma ciao, vi sto aspettando. Sono tornato qui a Lecce dopo 2 anni per dedicare alla capitale del barocco salentino un food tour come si deve. E come ogni food tour che si rispetti, non sarò da solo, bensì sarò accompagnato dal buon Edo e dal mitico Andrea. Ciao ragazzi, io sono Andrea di Italy Food Port Puglia e oggi faremo assaggiare a Francesco e Edoardo un po' di cibo tipico salentino di Lecce. In giro per le città, esatto, Garatina, andremo a Lecce, Garatina, si scopriranno tante nuove cose. Tanta bella robetta. E per inaugurare al meglio questo Lecce Food Tour, quale miglior modo se non con un po' di sana rosticceria tipica? Da panificio Boulangerie, che è super rinomato qui a Lecce, me l'avete consigliato in tantissimi, e ci si va a sfondare semplicemente. Abbiamo preso 3 pezzi di rosticceria, un fagottino, un rustico e una piscialletta. Una piscialletta. Che è praticamente un pane un po' piccantino al pomodoro con le olive, che è una fine del interessante. Partiamo da questo fagottino. La rosticceria locale è una certezza sempre. Opinione pericolosa, la rosticceria è buona fredda. Soffice, dolcino con la besciamella, il prosciutto cotto. Me mangerei a dozzine di queste qui se non fosse tipo che hanno 1000 calorie l'una. Anch'io concordo sul fatto che la rosticceria è più buona fredda. La mangerei sia a colazione che a pranzo, cioè è sia dolce che salato, una cosa assurda. Il nucleo caldo del rustico è la perfezione. La besciamella qui ti entra in bocca e ti dice: ci penso io adesso a te, ti faccio godere. È la pizzetta. Sì. Con besciamella va bene. È il mio pasto preferito al mondo, la pizzetta di pasta sfoglia, over the top. Questa è troppo soddisfacente da mordere questa. Cioè guardate. Madonna. Cioè secondo me questo fagottino sta qua. È rustico, sta qua. Cioè, a livello. Opinione pericolosa. Sì, però ragazzi, il fagottino. Oh, un botto morbido, io mi aspettavo il crunch. No. Questo è odore proprio rustico. Non è il rustico, però c'è la cipolla, le olive, il pomodoro. Occhio alle olive che c'hanno il nocciolo. La sputina cosa bianca. Abbastanza asciutto, un pane alla fine. C'ha questi sapori fra le olive e le cipolle che lo rendono bello saporito, bello, ha un bel carattere. E cos'è quel morsino? Io voglio il brivido e i denti spaccati. Buonissimo, stramuono. Io non, comunque l'ho ingoiato l'oliva. No, davvero? Sì, l'ho sentita proprio scorrere qua. Mi ha graffiato la gola. E dopo che ci siamo riscaldati lo stomaco, arriva una robetta un po' più seria con un pranzo dall'hotel, ristorante, club, aula studio. Arrivo. È molto interessante questo posto perché appunto è tutto, dall'hotel al ristorante. Potete venire qui a studiare, a mangiare, a divertirvi la sera, a fare aperitivo in terrazza. Mi piace veramente come idea, però noi siamo venuti qui per mangiare. E qui al ristorante arriva, abbiamo preso una bella burrata con capocollo, orecchietta al grano duro con salsa di pomodoro, datterino rosso, polpettine e cacio e ricotta. E poi per chiusura un piatto un po' più particolare, ovvero dei pancake salati che ci ha consigliato il nostro buon Andrea, che dovrebbero essere ben interessanti. Proprio fresh, botta di latte, alzatino il capocollo. Ci sono parole. È bello fresh, ci sono parole. Benvenuti al sud. È colorato tutto. Il cliché del pomodorino. L'instabilità del pomodorino, ma la bontà della burrata. Le
orecchiette diventano delle conche che raccolgono tutto il sugo in bocca. Chiudi gli occhi e godi, ti senti in Puglia. Qui abbiamo dei gyoza fusion fra la tradizione asiatica e la tradizione pugliese. Infatti il ripieno non è né di verdure né di carne di maiale, bensì è carne di cavallo stufata. Molto buona la pasta, molto delicata. Il ripieno ha un sapore molto strano, non avevo mai assaggiato il cavallo, quasi di spezzatino, un po' più delicato. È spezzatino. È uguale allo spezzatino, identico. Un po' super morbido, però in realtà è super morbido esternamente e poi c'è questa carne interna, è assurdo. Dessert finale, pancake dolce e salato, sicuramente hanno un aspetto molto migliore rispetto ai miei pancake proteici, quello poco ma sicuro. Combo molto strana, taste test. È strana, dolce, salato, dolce, salato. È un bel casino in bocca, non mi fa molto impazzire, però è particolare. È un trip. È strano forte. Non sapevamo come concludere, se con il dolce o con il salato, quindi abbiamo preso entrambi. Giustamente. Con una torre di pancake. Dopo un po' di assaggi, rosticceria Leccese, ci sta proprio un bel gelatino da gelateria pasticceria Natale, una delle migliori qui a Lecce. I gelati al sud sono un misto fra un'opera d'arte e l'esagerazione, cioè sono immensi. Alla fine ho scelto il gusto ricotta e fichi, caramellati e poi il classico pistacchio salato con questa spuma di panna sopra e la nuvola. All'interno c'è la granella di pistacchio che ti scrocchia sotto i denti insieme alla cremosità del gelato. È salato, dolce, spacca, però anche la ricotta e fichi ha il suo perché. Veramente una bella combo, è un'esplosione di consistenza in bocca. Non ho idea di cosa ho masticato. Potrei aver masticato un fico caramellato. È tipo un po' amarognolo, un po' una sensazione mia. È la prima volta che lo assaggio, quindi è una... non so, Pistacchio assurdo. Da pasticceria Natale, oltre al gelato, abbiamo preso il fruttone che... Andre, vieni qui. Devi sapere che c'è una diatriba, okay, tra pasticciotto e fruttone. Sii sincero e dimmi cosa ne pensi. Ok, il fruttone sarebbe lo stesso impasto, quindi stesso pasta frolla, la stessa coccolata sopra e dentro pasta di mandorle, marmellata, mele cotogne, esatto, e pere. Buon appetito a tutti. Aia. È più pastoso, non è più buono, okay, per me, anche perché sono un amante della crema, crema pasticcera, crema chantilly, quindi non lo può battere. Però è un'alternativa interessante. L'unica cosa che mi ha deluso un po' è che non sento molto il sapore della pasta di mandorle, mi aspettavo qualcosa più simile al ricciarello. È particolare, non verrei a prenderlo di mia spontanea volontà, ma è buono. Ok, siamo passati direttamente al post cena perché abbiamo cenato, come avete visto nel daily vlog, a forza di pucce. Siamo passati direttamente qui a Pit Stop. Dove siamo? A Martano, circa 10 minuti da Lecce, 15 minuti, e quindi preparati per il dolce. Preparati per il dolce. E che dolce! Pit Stop è una delle creperie, è la creperia più potente che abbiamo visto. Cioè ci sono i peggio gusti e una crepe costa massimo 3,50 euro. In ogni food tour ci deve essere per forza un locale da post-serata. Bella in cottura, poi l'ho girata a metà e ci ho messo il cioccolato bianco. Complicato! Rice Krispies, cherry bianchi, Nutella biscuits e Kinder Bueno bianco. Madonna! È la tua volta, la tua volta! È la tua volta? Dai, vado! Ah? La crema Raffaello, la crema al pistacchio, la crema Kinder Bueno, marshmallow flat, un po' di Kinder Bueno bianco e gelato panistè. Non scherzo! Edo apre le danze con queste crepe esagerate. Queste qui, quelle con il gelato, crema marshmallow e tanta bella robettina da goduria. Wow.
Benvenuto. Benvenuto a claustrofobia. Voglio respirare. No. Comincia. Se non aver mai mangiato una roba così carica di zucchero in tutta la mia vita. Buon appetito a tutti. Guarda che ti faccio, eh. Si sporca sicuro. È matto. È un pazzo. Dimmi se non ti senti la claustrofobia. Stai fallito. Ma è rimasto qui. No, non pazzo. Che cazzo. La rap è buona, bella densa, solida. E poi l'interno è storia. È una botta di zuccheri incredibile. Però a me piace, cioè io me la mangerei da solo. No. È tutta? Sì. Folle. Sei serio? No, ok, forse tutta no, perché penso moriresti. Però metà, in divisa in due, è perfetta. C'è un altro morso? Mi senti intrappolato. Sto per morire. Non so cosa fare, mi sento. L'abbiamo fatto caricare tanto, perché abbiamo detto al proprietario: fai quello che vuoi di noi, cioè rovinaci. Ammazzaci. Però se fossero state crepe un po' più sobrie, facci diventare le tue troppe. Adesso bisogna provare questo qui, quel cioccolato bianco. Goduria. Andrei su blasfemo se descriverei una cosa così, cioè sarei proprio... ti scappa la bocca. Guarda. Cazzo. Non riesco a scandire le parole. Cibo ha vinto. Contro il sud. Sta cazzo di falca. Le cose che apprezzo sono i fiocchi di riso. Si sentono. Stranamente. Sul fegato mi fa male. Ragazzi, andiamo ad assaggio. Ho paura, sincero. Non riesco a parlare, è vero? Non riesco a parlare. È buona, però questa è, secondo me, più esagerata di quella. È fantastica perché c'è la cremosità del cioccolato e poi c'è il crispy, no? Del Rice Crispy. Oh, però mi rimane qua, però è buona. Riprendi questo qua. No, non lo farà mai davvero. Ragazzi, scusami. Mi sono reso conto di niente. Non so nemmeno perché mi sono mosso. Aspetta, perché sembra Gesù all'ultima cena. Se lo illumina l'ultima cena di Frank. Ragazzi, vi ho voluto bene. Non l'ha fatto davvero. Sgravato. Un poco. Ha sgravato. E il cibo ha vinto. Lo devi ammettere. Ora. K.O. Ci vediamo domani, ragazzi. Qui non c'è più niente a vedere. È una scena del crimine ormai. Benvenuti in questa seconda giornata di Food Tour qui in Salento. In questo momento ci troviamo a Galatina per iniziare questa giornata con qualche pezzo di rosticceria o pasticceria, che i dolcettini ci stanno sempre bene. Quindi adesso si va un po' alla ricerca e si mangia. Come avrete sicuramente visto dal daily vlog dedicato, qui a Galatina siamo già stati a assaggiare il famosissimo pasticciotto da pasticceria a Scalone, perciò per non essere ripetitivo andrei in un altro posto che mi avete consigliato veramente in tanti qui, che è pasticceria Crystal, per assaggiare magari di nuovo il pasticciotto. E se troviamo, che ci ha consigliato Andrea, la torta pasticciotto. Per forza, ragazzi, bisogna mangiarla. Perciò iniziamo questa seconda giornata di Food Tour. Purtroppo qui da pasticceria Crystal non siamo ancora riusciti a trovare la torta pasticciotto, però non finisce qui. Però siamo riusciti a consolarci con un bel pasticciotto classico, caldo ancora, un pasticciotto gelato che è la loro, diciamo, specialità. Perciò io andrei subito al taste test di questo pasticciotto gelato, perché sennò con questo caldo si squaglia. Buon appetito a tutti! L'interno è leggermente sciolto, ricoperta questa crosticina croccante. È proprio soddisfacente questo. Una bella invenzione, un po' blasfema magari, però ci sta. Non ho la bocca così grande. Mm.
me l'aspettavo. È veramente buono. Non ho niente da dire, è veramente buono. È molto buono. Freschissimo, certo, gelato. Vabbè, poi con me crema chantilly. Ragazzi, per me siamo in Puglia, quindi ogni rivisitazione del pasticciotto va bene. Tanto rimane sempre il pasticciotto, è sempre buono rimane. Oddio, un sacco buono il contrasto tra la parte di sopra, che è un po' scroccherella, e poi la cremosità di sta crema, cioè è indescrivibile, finché non venite qua a provarlo è indescrivibile. Adesso andiamo con lui, il re di Galatina, il pasticciotto. Pasticciotto classico, bruciacchiato nella cupoletta, quindi segni di tradizione si vedono. Ah, la crema mi sembra molto delicata, non troppo densa. Buon appetito a tutti. Ti devo dire. E forse, signori miei, la crema preferisco questa qui piuttosto che quella di Ascalone. La pasta frolla invece è leggermente più spessa, quindi rimango su quello di Ascalone, però la crema è veramente spettacolare qui. Sarò severo, eh. Vai. Se è migliore di Ascalone lo dico. Pasta frolla, preferisco Ascalone. Crema, la consistenza, preferisco quella di Ascalone, ma la puntina di dolcezza, do ragione a Frank, c'ha un qualcosina in più. Però due punti contro uno per Ascalone. Dovrebbe essere un mix fra i due, secondo me. Un mix sarebbe perfetto. Sarò severo anche io, sarò sincero. Vai, sono curioso. No, prima voglio assaggiare la crema a parte, perché vai, la state tutti ponderando. Si sente di più il limone, quindi si sente che è appunto crema pasticcera, perché è così che deve essere. Come crema ci avete ragione, qui si sente di più il gusto, ma soltanto secondo me per il gusto di limone e non tanto per la nota dolce. Però come consistenza in generale, pasta frolla e tutto, secondo me Ascalone vince di gran lunga. Però è un ottimo pasticciotto, cioè nel senso, è sempre il pasticciotto, ragazzi, siamo a Galatina, quindi è praticamente la città del pasticciotto. Un ottimo competitor. Ecco. Dopo aver fatto una bella colazione abbiamo lasciato la città del pasticciotto, siamo tornati a Lecce per farci un bel pranzetto super sostanzioso, fritto, ma super tipico pugliese. O meglio, super tipico leccese, perché nel resto della Puglia questi qui vengono chiamati panzerotti, mentre qui a Lecce si chiamano calzoni. E sono sinonimo di fritto, super mega ripieni e quindi goduria. E per mangiarci un calzone come si deve, bello sostanzioso, abbiamo deciso di venire da Mascalzone. Embarque, c'est ça. Embarque, c'est ça. Pas de problème, juste solution. Pas de pilule pour protection. Y'a pas de force dans la balance. Car si tu tombes, c'est quand t'apprends. Pour maintenant, pour maintenant, pour maintenant. On fait la fête en chantant. Senti, questo che entra nei nostri stomaci è un pazzo. Stecca al volo. 50 centimetri di calzone per 2 kg. Un foglio a 3. Buona anche sui cibi. Goduria. Una coperta di piacere. Scende che è una meraviglia. Dopo ci siamo fatti questa mattinata solo dolci, state a Dio. Poi la cosa bella è che essendo un mega calzone super mega fritto, non è per niente unto, cioè non c'è per niente, non c'è niente di olio, è pazzesco, è magico. Questo qui è il calzone Italy Food Porn Puglia. Esatto. E cosa c'è? Capocollo, pesto di barbabietola, stracciatella al tartufo e tanto tanto amore. Ma soprattutto goduria. Oh. Non riesco a partire dalla descrizione. La parte nella quale godi. Si sente che è speciale. Impasto super leggero. Forse di questo me ne mangerei altre due.
Ok, forse no, vediamo questo. Allora, sembra... è una scena del crimine. Questa è una scena del crimine di un mega calzone alle barbabietole. È anche una scena molto porno, molto a luci rosse. Ovviamente qui da mascalzone ci sono anche le dimensioni normali dei calzoni. Quindi se venite qui, non preoccupatevi, non sono queste dimensioni standard. Però la bontà è sempre quella. Canzone che ha colto subito la mia attenzione quando sono entrato qui e che non potevo non prendere era quello con le polpette, il sugo e la mozzarella. Super mega sugoso. Guarda qua. Questo è una ghiottoneria. Sugo bello liquido, mozzarella, polpettine di carne. Questo è decisamente molto più salato. Questo bene o male è delicato. Ti accarezza. Questo ti schiaffeggia. E in tutto questo noi zitti zitti ci siamo fatti 2 chili di calzone e uno piccolo. È un'esperienza che è meglio non raccontare in giro. Oltre al calzone, un altro cibo da non farsi scappare se si viene a Lecce è la famosissima puccia. Aperta e condita con le specialità del posto, dalla bufala, dalla stracciatella, dal capocollo e tanta bella robetta. Per questa volta l'angolino di via Matteotti. Puccia. Dell'angolino di via Matteotti abbiamo preso il classico, il re di Lecce, ovvero la puccia con i pezzetti di cavallo. La particolarità di questo posto è che le pucce vengono fatte da loro sul momento, quindi sono belle calde, croccanti e niente, si gode come al solito. La puccia è divina, il cavallo è bello insaporito dal peperoncino, è prepotente. I pezzetti di cavallo in bocca quando lo mordi si sfalda tutto in piccoli straccetti che... è una meraviglia, sembra tipo il pulled pork. Senti la tradizione leccese che ha carattere. Quest'altra puccia invece è più selvaggia, più scura. Infatti abbiamo salsicce, pomodorini secchi, provola affumicata, rape e funghi trifolati. Quindi proprio il carattere di foresta. Buon appetito a tutti. Tutta bella unta, carica, tanta roba. Buon appetito a tutti. Wow, quanto picca! Piccantissima, ma indescrivibile, io amo il piccante. Qui è la tradizione in un panino, in un solo panino. Cioè io sento proprio Lecce, cioè questa via del centro storico di Lecce. Mi fa strapena il cavallo, un po' tanta pena, però è buono. Buonissimo. Questa puccia con il cavallo è esattamente la tipologia di cibi che io voglio trovare e che mi piace mangiare all'interno dei food tour in giro per l'Italia. Vado. Sì, proprio quello che stai sentendo. Goduria. Goduria pura, lo stato puro. Questo lo riprenderei. A tutto. Ma però sapori rustici mi piace da quello lì. Si sente che è fatto in casa. Casereccio. Si sente che è proprio fatta da loro. Come ha detto Frank, bosco, macchia. Che non è corretto dire macchia perché la macchia è dalle parti nostre. Brigante. È una puccia maschia. Contento. Questo ti riporta talmente tanto in foresta che la prossima settimana apri un canale YouTube di quelli che fanno le piscine nella foresta. È assurda, è super croccante, poi dentro è super unto, cioè la combo perfetta per una puccia. Perciò se volete mangiarvi una puccia bella unta, bella carica a Lecce, mi raccomando, l'angolino di via Matteotti numero 31, e con 7 euro vi portate a casa un bel paninozzo di felicità. Come ultima tappa per questo Puglia Salento Food Tour, mezzo quinto per un bel paninozzo di strada, economico, con la parmigiana. Questa è una bomba, ragazzi. Qui da mezzo quinto non ci tratteniamo, infatti abbiamo preso un panino con la parmigiana e la burrata. Street food puro. Niente, qui zitto, mordi forte e godi. Buona cosa.
molto attivi. Atomico, una parmigiana calda, super cremosa, saporita, unta, quella burratina fresca. Se la mangi è la carica per un mese. Il Salento è il Salento. Se a quest'uomo non faccio detto. La cosa che mi stupisce di più al primo morso è la croccantezza del pane, che finora, sono sincero, mi era mancata. E poi vabbè, il dentro rimane il dentro. Ma c'è bisogno veramente di descriverlo? Quello che succede dentro rimane dentro. Cioè, avevo sete e mi ha dissetato praticamente. Ho praticamente rotto la burrata e ho bevuto tutto il suo interno. Poi c'è la parmigiana fritta, come fa a non essere buono? Questo non lo finisco io. Questo è il supereroe dei cibi di strada. Se i panini fossero delle persone, lui sarebbe Superman. E con questo panino super arrogante vi diciamo che per questo primo episodio di Food Tour qui in Salento è tutto. Noi speriamo di avervi fatto scoprire dei bei posticini, dei bei cibi da assaggiare, da provare. Io ringrazio Andrea per questo tour, però ancora non è finito, siamo solamente a metà. Ci aspetterà. Quello è il problema. È quello il problema, ma anche quella è la cosa bella. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci. Sembra fatto insieme. Io ho visto la sua mano fare così, ho detto ma è uno specchio mio.